No, io mi ricollego alle parole che hai detto Claudio, perché c'è un altro grande santo, beato, come lo vogliono chiamare, che potrebbe essere oggetto di questo. E su una rivista che trovate in edicola, che si chiama Micro Omega, è uscita la perizia psichiatrica sul padre Pio. Allora, c'è un intervento del biografo ufficiale di padre Pio, un certo Fra Alfonso Maria Parente, e dice, a proprio aperte virgolette fa, in una lettera del 1910 egli scrisse che, aperte virgolette, quei brutti ceffi sono venuti alle 10 di sera e se ne sono andati soltanto questa mattina. Mi hanno trascinato per la stanza, mi hanno spogliato e mi hanno caricato di botte. Però è venuto Gesù Bambino a consolarmi, chiuse virgolette, lo dice il cosiddetto padre Pio. E avanti di questo passo è venuto Gesù, mi ha raccolto dal nudo pavimento e mi ha rimesso a letto. Sempre fra virgolette di padre Pio. Cioè, io adesso, se una persona normale pensa che un bambino di un'età molto piccola vive queste esperienze, non va certo a pensare che siano idee diavoli, ma che sia qualcosa di più concreto. Logicamente, se il bambino è posto in una realtà culturale in cui non è capace di comprendere quello che succede, lo andrà a attribuire al maligno, perché l'unico maligno che gli viene proposto è il diavolo. Di conseguenza, noi abbiamo un beato che è stato costruito sulla violenza sui minori, perché queste descrizioni, se le prendiamo, sono violenza sui minori. E logicamente dicendogli guarda che soltanto il diavolo ti può maltrattare, ti può trattare male, e questo si è schierato dalla parte di Dio che lo andava a salvare. Cioè, il fatto stesso è che Padre Pio dice fa, quei brutti ceffi, sono virgolettate le parole, sono da una lettera di Padre Pio, quei brutti ceffi sono venuti alle 10 di sera, se ne sono andati soltanto questa mattina. Mi hanno trascinato per la stanza, mi hanno spogliato e mi hanno caricato di botte, però è venuto Gesù bambino a consolarmi, chiuse virgolette, lo dice padre Pio. E allora, e difatti nella perizia psichiatrica si dice che tutti quanti i comportamenti della personalità di padre Pio sono dovuti ad atteggiamenti di istrione. E dicono chiaramente, l'atteggiamento istrionico non è dovuto a un fattore di mentitore, è una persona che ne è convinta delle cose, ma le cose non esistono. E sono una persona che vive queste esperienze fin da bambino in un ambiente in cui non gli permette la possibilità di uscirne, di risolvere, logicamente andrà a sviluppare delle situazioni di patologiche che sono tremende. E poi la gente va a costruire le proprie esistenze su queste parole di Padre Pio. Va a pensare che sia un grande santo e si sottomette, si inchina, lo bacia, pensa di trovare la soluzione dei suoi problemi in persone come questo. Invece quando sono persone malate che andrebbero aiutate, tirate fuori. Logicamente finché avremo chi si rifà il cristianesimo e che pensa che soltanto con la violenza e sottomettendo gli altri, dominando gli altri, si crea la via di realizzazione, queste cose succederanno sempre. Logicamente poi starà nella capacità di chi ha interesse a gestire le cose e di utilizzare queste cose per ripetere la sottomissione, di farle passare per santità. Ti fanno proprio sorpassare per santità. Così metteranno in ginocchio un po' di gente, avranno soldi per costruire una chiesa, avranno potere, distribuiranno. E adesso tentano anche di far avere soldi alle scuole private. Io ripeto, come pagani noi possiamo indicare le cose che non ci piacciono. Le indichiamo, moralmente le censuriamo. Però, se viene fatta una legge per cui le scuole private avranno soldi proporzionalmente alle rette pagate, bene, noi ci adegueremo a questo, non c'è problema, verrà il giorno in cui ci adegueremo, cioè non c'è problema. Cioè, noi non, ci fa schifo questo, cioè non ci sta bene, però se un Parlamento decide di fare una legge noi non ci possiamo fare niente, accettiamo la legge e agiremo di conseguenza. Cioè, fatta la legge, ho trovato comunque la soluzione. Cioè, anche in un campo di sterminio è possibile costruire una via alla stregoneria, ricordatelo sempre. Per cui indichiamo che non sta bene quello che fanno, però noi lo accettiamo. Se questi qua faranno santo il padre Pio e metteranno in ginocchio le vecchiette, bene, ci saranno molte persone che non riusciranno a costruire il Dio che cresce dentro, ci saranno molte persone che non riusciranno a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita perché aspetteranno l'intervento del padre Pio, ci saranno tanta gente condannata alla distruzione. Beh, anche in questo noi continueremo ad agire, cioè continueremo a raccogliere quelle che sono le forze vive del mondo che ci sta attorno e cercare di dare a quelle forze una via per
per la quale possono resistere. Se non altro c'è il matto di Claudio e di Francesco che si fanno il culo davanti a questa radio. Se esemmati loro, qualcuno che ha la sensibilità a dire anch'io posso difendere la mia sensibilità. Se mi ha detto che ha la ciavarmi ai cristiani. Se che sei qui matti, posso farlo anche a me. E questo è che noi vogliamo. Sì, sì, no, segnale. Ma infatti, torno sempre sul discorso del discorso di Padre Pio che è un istrione, prendendo da un dizionario di medicina anche la definizione fa. L'individuo con disturbo istrionico di personalità hanno un elevato grado di suggestionabilità. Le loro opinioni e sentimenti vengono facilmente influenzati dagli altri e da momentanei entusiasmi. Possono essere eccessivamente fiduciosi, specialmente nei confronti di figure con forte autorità e a cui attribuiscono la risoluzione magica dei loro problemi. E questo che il cristianesimo è una malattia. Non alimentare la fatalità, dicono gli oracoli caldaici. Pronto? Ciao. Ciao. Sono Franco Agresina. Intanto buona giornata. Grazie. All'altro amico che... Niente, mi voglia... Siccome che l'altra volta che te lo seguivo non lo seguivo più da tanto perché magari avevo appena sintonizzato, no? Se puoi darmi dei chiarimenti oppure stavi lì, qui è la facoltà tua, no? Non ti sento un attimo, dimmi. Come la settimana scorsa non te l'ho sentito, sì. No? Allora mi ingaria caro, oppure se te uiti, perché mi non obbligo nessuno, a spiegarmi cosa accade su, come si dice, Asiago mi pare, no? Sì. Ecco, però non so se buon capire cosa, hai capito? Mi piace. Va bene. Anche a far approfondire un po'. D'accordo, ti spiegherò un attimino cosa facciamo. Grazie. D'accordo, grazie, ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao. Spieghiamo un attimino il rito di Asiago, va bene? Se beh, ricordiamo la data è stata fissata. La data è stata fissata, dopo l'ora eccetera, comunque verrà comunicata a chi viene su naturalmente ad Asiago. È solo una questione di riservatezza, non è altro. Allora, cosa si fa ad Asiago? Semplicemente ci si trova, si va sul posto, si fa un cerchio, si fa un piccolo fuoco. E l'anno scorso l'ho fatto io, questa volta speriamo che ognuno si prepari la propria fascetta. Ho già recuperato l'artemisia. Venerdì sera sotto da un amico ho malato una pianta di artemisia. Tu porti l'artemisia, bene. L'anno scorso abbiamo fatto essenzialmente di lavanda, avevo preparato io con la lavanda. E quest'anno spero che ogni persona che partecipa porta la sua fascetta. Qual è il significato di tutto questo? Semplicemente ogni persona che partecipa a quel rito, nel prepararsi per il rito, cioè nel preparare queste piante, nel preparare queste cose, in realtà prepara se stessa. Prepara se stessa e non risponde alle telefonate finché non ho finito, scusate. E venendo su non fa altro che mette in comunione se stessa con tutti gli altri. Si fa semplicemente un cerchio, in questo cerchio si chiama, si dice quello che si vuole, si evoca il proprio intento per cui si fa il cerchio. Dopodiché si torna ad Asiago e si va a mangiare tutti assieme, cioè in un posto dove si mangia tutti assieme. Questo è tutto qua il discorso che si fa. Cos'è che si fa? Semplicemente si articola il proprio intento, si costruisce il proprio intento. Sì, pronto? Praticamente tutti... Sì, che parla? Soltanto, niente, volevo sentire un attimo parlare con i ragazzi. Pronto? No, guarda, forse hai sbagliato radio, eh? Prego, scusi? Hai sbagliato radio. Salve. Come sbagliare radio? Sì, cosa vuole? Dico... Volevo parlare, sto ascoltando la trasmissione. Sì. Solo parlare un attimo con voi, perché non mi pare che sia... Cioè, mi continuo, speravo di sentire qualche altra telefonata per sentire un contraddittorio o qualcosa. Invece... Non c'è contraddittorio. Scusa? Non c'è contraddittorio oggi. Ah, no. Oggi non c'è... No, pronto? Sì, pronto, no, mi sento male, scusa. Sì? Non si può mia parlare, avere così una risposta, oppure magari... Certo. Delle persone. Guarda che sei in diretta, eh? Ah, sono in diretta? Certo. Sei in diretta. Ah, non lo sapevo. Infatti insultano anche in diretta qua. È l'unica radio del Veneto dove si accetta anche questo. Ah, benissimo. No, allora, mi ero un attimo piantino preoccupato perché... Non sentendo nessuno che telefona, dicevo, qua mi pare che sia un po' come i preti che parla dal pulpito. No, semplicemente non li lascia parlare la gente. Le persone che amano questa trasmissione normalmente non telefonano. Se gli è stato chiesto di non telefonare. Ah, va bene. Scusa, comunque vi ascolto sempre. Grazie. Grazie. Ciao.
punto è questo, il problema è questo, le linee sono dirette verso l'esterno, cioè chiunque telefona al 049 700 700 e 049 700 838 telefona sempre in diretta. La qualità della trasmissione che noi facciamo, le linee vengono aperte circa dopo 45 minuti, 50 minuti dall'inizio della trasmissione, e le telefonate vengono quasi tutte messe in diretta. Normalmente dico sempre alle persone che ascoltano la trasmissione, che amano la trasmissione, di non telefonare per tanto per telefonare, a meno che non abbiano qualcosa da dire, qualcosa che sia effettivamente importante. Normalmente ci sono dei flussi molto importanti in alcune puntate della trasmissione di insulti, anche questi vengono messi in diretta, insomma, a fatalità oggi finora non ha ancora insultato nessuno, ma non è mai troppo tardi, noi accettiamo anche questo, cioè non c'è problema. Tornando sempre al discorso del rito, il rito non fa altro che mettere l'intento della persona, cioè la persona che ogni rito pagano è una decisione di libertà, è io voglio ottenere questo e per ottenere questo chiamo il mondo che mi circonda affinché mi sorregga nel mio intento, però io devo esprimere il mio intento. Bene, il rito che noi facciamo su Adasia, questa sciocchezza vista dal di fuori, se fosse filmata dal di fuori sarebbe una sciocchezza, in realtà ha una qualità emozionale estremamente alta che ha il potere di chiamare effettivamente gli dèi a soccorrere il nostro fare, e l'abbiamo già sperimentato. Sì, basta pensare che ad esempio Michele. Ciao Michele, grazie. Hanno salutato Michele, grazie. No, difatti, quello che ad esempio, anche parlando del rituale dell'altopiano, ad esempio ad Asiago c'erano i rituali delle rogazioni, che erano le processioni pagane, che sono state riprese dai cristiani, sono state utilizzate con i loro fini. Ecco, questo qua. Però quello che voglio dire di un rituale pagano, ad esempio, una ritualità pagana non avviene mai come nelle ritualità delle altre religioni, cioè non esiste un sacerdote che celebra per tutti, perché non c'è il scopo di celebrare un qualcosa in particolare che sia esterno alle persone. Il rituale è sempre collettivo perché serve alle persone per poter realizzare se stesse, cioè è un agire comune che dà forza ed energia agli altri. Praticamente e anche è un modo di dire io esisto e determino la mia vita, grande o piccola che sia la mia azione, è ciò che io voglio fare, è ciò che io voglio affrontare. E nell'affrontare quella piccola cosa, che può essere dal lavare i piatti, riparare un fotocopiatore nel mio caso, a trasformare il mondo, a costruire un sistema di giustizia diverso, cioè qualunque cosa, piccola o grande che sia, che coinvolge il nostro intento, è un'operazione magica rispetto al mondo. E il rito non è altro che questo intento, non è altro che richiamare l'intento, per cui richiama gli dèi, dice agli dèi io voglio ottenere questo risultato e questa è la mia intenzione. Gli dèi possono affiancarsi, possono opporsi, possono dire non ce ne fotte niente, oppure possono sommare il loro intento al nostro intento. Ma se c'è l'intento della persona, dice io voglio ottenere quel risultato, gli dèi si affiancano sempre, perché magari non è tanto quel risultato importante, tanto la tua determinazione soggettiva. Io esisto, io sono importante e devo riuscire a trasformare, devo riuscire a costruire, devo riuscire a raggiungere gli obiettivi, obiettivi di conoscenza, di consapevolezza, di sapere, di determinazione, di intuizione, di sentire, qualsiasi obiettivo. E io mi modifico, modificando me stesso, chiaramente riverso questo nel mondo. Gli dèi si affiancano a questo. Magari non era questo che dopo la fine tu vuoi fare. Io non pensavo mai di fare questo in questo momento e in questa qualità. Lo sa Francesco? Io cercavo altre cose all'inizio, ma le cercavo con una determinazione tale che gli dèi mi si sono affiancati e hanno cambiato il mio intento, arrivando a centrare sempre di più l'obiettivo. Per cui praticamente abbiamo camminato assieme e io adesso sono qua, per cui faccio questo perché avevo degli intenti, avevo delle intenzioni, dicevo io esisto e cercavo di modificarmi, di raggiungere i miei obiettivi, ma quegli obiettivi sono stati affiancati dagli dèi e mettendo insieme il mio intento, il loro intento, il loro intento, il mio intento, il loro intento, il mio intento, si è modificato il mio intento e si è modificato anche gli dèi. Cioè gli dèi stanno per rinascere, cioè io sto dando un contributo, io Francesco i Pagani, proprio alla rinascita degli dèi. E guardate che far rinascere gli dèi non significa che gli dèi erano morti, significa costruire flussi di energia molto potenti fra noi e il mondo che ci circonda. Questo è la rinascita degli dèi.
No, ma difatti poi la ritualità pagana è sempre legata a qualcosa, cioè sempre all'azione del singolo che crea le cose. Perché ad esempio i pagani hanno sempre avuto la necessità di avere molti oggetti? Non perché gli oggetti avessero un valore in se stessi, ma perché servivano a, diciamo, a coagulare l'intenzione delle persone. Cioè nel senso, pronto? Il fatto stesso che si utilizza ad esempio... Sì? Sono Lele da Treviso. Dimmi. Ascoltami, vi ascolto sempre innanzitutto, se bravi. Comunque, mi non so ben a cosa creda, perché non sono né cristiano né ateo, però ascoltando faccio tanta confusione su quello che dice, cioè non riesco a starvi drio. L'importante è che credi in te stesso. L'importante è che credi in te stesso. Dopo se non è importante che te ne stai drio o non te ne stai drio, è poco l'importante è che riesci a cogliere qualcosa che ti può servire. Mi riesco a cogliere, però mi go su che a terza media e non riesco a stare drio sui discorsi. Non è importante. Non significa. Esistono i tuoi bisogni, i tuoi piaceri, le tue cose. Tu vai dietro a quello che ti piace a te. Se 100 cose le scarti, prendi quello che ti serve, tutto il resto lo butti. Basta, non c'è altro da dire. Va bene, comunque cerchi di essere picciari. Va bene, d'accordo. Ciao, ciao, ciao. Sì, beh, il problema nostro è che non vogliamo seguaci. Di conseguenza, diventa difficile. Se noi volessimo seguaci potremmo parlare in altre maniere, usando altri termini o altri riferimenti, ma noi vogliamo persone che siano se stesse, credono in se stesse. Cioè, a noi non interessa il titolo di studio di una persona, perché non è quello che fa la qualità della persona, non interessano le esperienze di una persona. Per noi è significante è perché la persona vuole costruire, cosa vuole costruire nella sua vita. È importante il sentire, l'intuire di una persona, i suoi bisogni, il suo piacere, il suo modo di percepire il mondo. Anche se una persona non avesse nessun dato culturale, nel modo più assoluto, seguendo la forza che da dentro se stessa va verso il mondo, ha dei bisogni, ha dei piaceri, ha delle robe che stimola. Bene, seguendo quegli stimoli, senza violenza, senza impossessarsi del mondo, senza stuprare il mondo, lei può costruire se stessa, ed è questa l'unica cosa importante che sia. Dopo il mio linguaggio può essere più o meno difficile, anche perché io seguo un testo, no? Seguo gli oracoli caldaici. Ho cominciato a fare gli oracoli caldaici a elencarli dal 1 aprile, è quasi uno scherzo. E vi ho detto, se perdevate una trasmissione, due trasmissioni, non riuscivi a capire il discorso, perché è talmente complesso che fa soffadire anche a me a seguirlo in maniera sistematica. Poi è un lavoro che ci lavoro ormai di 20 ore a settimana, insomma 25 ore a settimana per riuscire a fare sta roba. Per cui capi ben che è difficile per me, è difficile per gli altri che ascoltesi, però l'importante non è tanto il riuscire a capire il discorso, cioè a entrare dentro di me, quasi nessuno che riesce, no? Qualcuno che riesce veramente, ma è difficile, è difficile anche per me. Quello che io scrivo in percezione alterata, per cui scrivendo, leggendo dopo ne ha ragione, vado a ristudiarmi, cioè io studio me stesso, tanto per capirsi. E per cui non è che si può pretendere di capire al 100%, l'importante è che riuscite a intuire qualche idea qua e là e che questa idea qua e là vi possa servire. E se dopo riuscite a capirmi al 100%, beh, che riesco neanche a me veramente. Sì. No, ma difatti quello che è fondamentale non è il tanto il comprendere dal punto di vista intellettivo, cioè nel senso culturale, le cose, perché il pagano non si costruisce sulla cultura libresca o sulle informazioni, sulle nozioni, ma si costruisce sul proprio modo di essere. Cioè, io faccio un esempio: quando ci troviamo fra pagani, certe volte ci mettiamo a parlare, ad esempio, degli autori che ci piacciono di più, e il più delle volte vengono fuori che, ad esempio, alcuni di noi hanno delle letture e degli altri non hanno fatto le stesse letture. Addirittura autori che gli altri non conoscono, eppure esiste un comune sentire. Cioè, allora vuol dire che il legame è stato costruito sulla cultura libresca o sul conoscere certi autori o aver letto certi libri. Cioè, non sei pagano perché io ho letto questo autore e tu che non hai letto non sei pagano. No, si costruisce su come si è e su come si percepisce il mondo. Questo è fondamentale. Di conseguenza non c'è bisogno che ci sia il pagano che abbia fatto l'università e chi ha fatto la terza media non sia pagano. Non è vero, non sono questi i metri di misura, non sono questi i valori che sono importanti per un pagano. Cioè, fra di noi ci sono gente delle più varie, da chi è laureato a chi no, eppure non si misura su questo, si misura su come si è, sul proprio essere. Non è necessario aver letto tutti i libri di Claudio per essere pagani. No, assolutamente, no. Anzi. Cioè,
è fondamentale comprendere se stessi e capire come ci si rapporta col mondo. Questo è fondamentale. Per noi i libri sono degli strumenti, sono degli strumenti, insomma. Per ampliare la nostra conoscenza, il nostro modo, però degli strumenti. Cioè, tanto per dire, fra noi pagani ci possono essere anche delle differenze che sono abissali. Molte volte mi succede con altri pagani di altre aree, di esempio, di parlare di certi argomenti e ci sono delle valutazioni totalmente diverse sul discorso della tecnologia. Noi pagani politeisti abbiamo una valutazione positiva della tecnologia. Esistono altri pagani che hanno rifiutato la tecnologia, eppure sono pagani, eppure sentiamo che il loro percepire è comune. Perché? Perché ci sono delle divinità di riferimento che sono diverse. Ad esempio, cioè, esistono le divinità del caos e esistono le divinità della tecnica. Logicamente, in base al nostro sentire, uno è più vicino alla propria divinità. Cioè, usando... Ma non significa che, ad esempio, per essere pagani dobbiamo sapere tutti i nomi degli dei. Pronto? Io posso usare i nomi della mitologia greca, ma per la mia comodità... Ciao. Sì, ti sento, sei in diretta, sì. Ah, ciao, ascolta, volevo appunto intanto chiederti una tua opinione, adesso poi me la potrai dire dopo, su quanto sta avvenendo in Iran e se potresti spendere qualche parola sulla figura dell'Ayatollah e appunto se può essere definita come appunto come un macellaio oppure come una figura santa, come dicono diciamo i pasdaran iraniani. Poi un'altra cosa volevo puntualizzare, quando tu parli di stati diciamo di percezione alterata, secondo me le persone che non hanno confidenza con questo linguaggio possono essere fuorviate da questa definizione, possono invece pensare che fai abuso di droghe o alcol. Invece dovresti sempre specificare che si tratta di un'esperienza psichica, intellettuale, e questo intendi con percezione alterata, intendi questo, non che ti incocconi di droga, insomma. Va bene, poi vorrei sentire la tua opinione appunto sull'Iran, grazie. Ciao. Ciao, ciao. L'uso di stati di percezione alterata, se le persone non lo capiscono e pensano che mi faccio di droga, sono fatti loro, cioè, ma proprio sono veramente fatti loro, nel senso che esistono un anno di trasmissioni fatte sul crogiolo dello stregone ed esiste un anno di trasmissioni fatte sul crogiolo dello stregone quattro canti del mondo e il crogiolo del male, che hanno definito abbondantemente questo. Per quanto riguarda i fatti dell'Iran, io mi comporto esattamente come per i fatti in Jugoslavia, cioè sono estranei. Sì, lo so benissimo che Gezè è una situazione soffocante dei musulmani, che Gezè è atroce, tutto, sono perfettamente d'accordo su questo, però non mi mischio, cioè nel senso che se gli iraniani non sono in grado di costruirsi la loro libertà, non sarò certo io a fargli la carità. Questo non significa che vivono una buona situazione, e i musulmani come i cristiani più o meno, sì. Sono un po' più indietro come tempo, ma cambieranno, secondo gli americani arriveranno anche alla democrazia, però a me tutto sommato più di tanto non mi interessa. Sì, beh, infatti una cosa di attualità così per noi non ha un grande valore. Palazzara, Mona, ciao. Bene, questi qua ci hanno dato del mulo e di andarsi a parlatera. Sì. Il lavoro carcerario fu eliminato in Inghilterra perché diventava concorrenziale all'industria. Tu pensi che il lavoro minorile sarà abolito nel mondo perché è concorrenziale all'industria? Pensa un po'. Vabbè, sì, cioè... No, ma infatti, a parte che insomma, questi ascoltatori non hanno anche il diritto di essere presi in considerazione perché sono talmente meschini, talmente malmessi, talmente incapaci di esprimere qualcosa che rappresentano la spazzatura della vita. Proprio perché loro non perché siano bisogna essere denigratori, ma perché non hanno la capacità di realizzare niente, insomma. Solo che tranne queste affermazioni. Ma quello che noi vogliamo sempre dire è questo qua. E gli argomenti di attualità per noi hanno un interesse che è secondario, cioè in quanto sono fuorvianti rispetto a un discorso principale che è di capire i meccanismi perché le cose avvengono. Chi parla? Buongiorno. Chi parla? Sono Massimo. Dimmi. Ascoltami, ma chi sei che ti parla per dire che stai qua? Capito il picco del lavoro, va a lavorare, vai a stare
che ti sei macaco. E non so che dice parole tutti quanti i cattolici cristiani, che sei macaco, macaco, salame. Avanti, va. Sì, beh, infatti, prima dicevo che le scimmie sono superiori ai cristiani. Questa è la dimostrazione che le scimmie sono più intelligenti, cioè proprio perché hanno una maggiore sensibilità. Il fatto stesso, appunto, della capacità persuasiva delle persone di dire solo queste cose, proprio due insulti, anche perché proprio mancano di fantasia. Che Marghera parla male di te? Che sai dire? Quale Marghera? Hai lamentato che non arrivano lettere di... Sì, infatti, hai visto? Te l'ho detto che non arrivavano telefonate, esatto. Probabilmente ti hanno secondato. Mi hanno secondato, hai visto? Sentivi la mancanza. No, ma in effetti, cioè, se mancano queste telefonate, quanti ascoltatori ho io? Nessuno può saperlo. Cioè, se i cattolici non mi telefonano per insultarmi, la radio rischierebbe di mandarmi via perché non ci sono telefonate, la mia trasmissione non ha feeling, no? Sì, no, comunque questa è la dimostrazione del fallimento esistenziale delle persone, cioè nel senso che logicamente... devono avere un gusto quasi masochista, ma d'altronde i cristiani sono masochisti, cioè si fanno fregare dal loro Dio, si fanno fottere, si fanno sodomizzare, si fanno fare affettine dal loro Dio e poi vengono ad ascoltarti. Sì. Cioè, c'è una forma di perversione che è tipica del cristianesimo, cioè il fatto che dice, vabbè, Dio mi maltratta, Dio mi bastona, benissimo, vado ad ascoltarmi ogni giovedì per il sonno di Claudio, proprio per star male. Cioè, ci deve essere proprio un legame tipo psicanalitico. Io penso che questi sono casi patologici, questi cristiani che chiamo, anche perché lo dimostra dalla povertà delle affermazioni. Sì? Parlami un poco di voi altri, dai, parlami un poco di voi altri, le robe buone che fai, dai. Dai, cari, che mi sei venuto sui coglioni, vai a 6 anni, mi hai lavorato di nuovo, vai a curi. Questo ascoltatore non so, forse lavora per qualche ufficio di collocamento, per qualche agenzia di manodopera, e ha bisogno di manodopera. Vabbè, cioè, no, la follia del cristiano è questa, è il vuoto che lo uccide, è l'orrore che lo distrugge e lui ha paura ad affrontare il suo orrore. E cioè perché la gente veniva bruciata viva? Veniva bruciata viva perché indicava agli altri, ai cristiani sottomessi, una via di libertà. Per questo veniva bruciata. Sì, e questo infatti... vale per questo. Pronto? Io non sono una di quelle che ti dicono quelle parolacce che le manca un po' di educazione verso i vostri confronti. Sono l'Anna Maria di Venezia. Ciao. Ciao bella. Ecco, io volevo chiedere che i cattolici giornata d'oggi non esistano più, perché hanno fatto un contemplamento a modo suo di loro. Non so se sbaglio secondo voi, perché la Chiesa Cattolica gli affarsi, ma a modo suo di loro, avversi i fedeli lo fanno verso gli altri. Però non esiste la redenzione della cosa cattolica, perché non esiste più, perché hanno visto delle cose che non vanno niente bene. Non so se sbaglio secondo te. Hai un buon pensiero. È giusto? È il tuo pensiero, è bello. No, non è il mio pensiero, è un modo di dire. Sì. Perché, dir la verità, perché quando io ho una disgrazia, secondo me, facciamo un'ipotesi, la disgrazia, chi è che mi salva? Chi è che mi custodisce? Chi mi dà la forza? Te stessa? Chi mi dà l'amore? Tu? Chi mi dà? Nessuno mi può dare. Te? Perché la voglio, perché me la dà. Per la verità me la tengo da me stessa. Certo. Perché nessuno non ti dà nessun calore, non ti dà l'amore, non ti dà qualcosa di più di quello che tu soffri verso di te. E questa è una cosa molto grave, perché bisogna ottenere questa cosa, perché è una cosa molto grave, perché ci sono della gente che ancora sono così, non hanno il coraggio di parlare e se lo tengono da se stessi dentro. Mi invece non ho coraggio di parlare, certo. Perché è vero dirlo, perché non si può abbandonare certe situazioni in certe cose come si potrebbe parlare. Bisogna anche distinguere, anche di parlare certe cose, perché in dire la verità te fa anche una certa esperienza. Perché se noi altri stiamo chiusi dentro di noi, dentro di me, diciamo dentro di me,
dentro nel mio cuore quello che tu vuol dire, che no. E se mi non parlo, chi è che mi dà l'esperienza, che mi dà un qualcosa, che mi dà una parola, che mi dà un qualcosa d'amore? Non mi dà nessuno, perché io non parlo e resto chiusa dentro di me. Invece parlando così con voi, io mi sento un'altra, mi sento un'altra persona. Ecco tutto là. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao, 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 ciao. Allora, intanto sono le 16.30, doveva esserci qui Mario e Mario non c'è. Io vado avanti con la trasmissione e quando arriva sbaracco immediatamente, eventualmente se Mario non dovesse arrivare mi sopporterete fino alle 19. Beh, farò un po' il po' di musica naturalmente, non continuerò questa trasmissione qua, farò altre cose, però... Beh, io sono qua in attesa di Mario. Quando arriva, come arriva Mario, io sbaracco. Andiamo avanti ancora qualche minuto. Andiamo avanti qualche minuto e dopo metteremo su un po' di pubblicità. Ecco, continua, Francesco. Ecco, io visto che i cattolici hanno molto utilizzato il telefono per insultarci, probabilmente la voce telefonica non la pagano loro. Visto che l'argomento, siamo ancora, si ricorda che entro il 3 luglio c'è la presentazione dei modelli di delegazione di reti, perciò entro l'8 3 luglio si può destinare l'8 per 1000. Allora evitiamo di dare i soldi al Papa Danaio, perché non andiamo a reperire il Papa Danaio troppo. Perciò l'8 per 1000, anche chi è contrario, che non gli va, cercate di non darlo alla Chiesa Cattolica. E mi raccomando, cioè, firmate per lo Stato, almeno lo Stato lo utilizzerà per fini diversi da quello che lo utilizza la Chiesa Cattolica. Perciò entro il 3 luglio invito gli ascoltatori di farsi carico di questo impegno, di convincere se stessi soprattutto a non firmare per la Chiesa Cattolica. Anche se lo Stato lo dovesse usare in maniera brutta i soldi, comunque cambiando partiti politici o cambiando la direzione dello Stato, non si sa né bene né come, ma può anche cambiare la destinazione dei soldi. Cioè è una cosa che è in mano alla società civile, nel bene o nel male. Chiaramente magari uno dice: mi non vedo partiti politici che faccia meglio, d'accordo, accetto tutto quello che mi dite, mi sta bene, però avendo in mano lo Stato c'è possibilità di cambiarlo. Mentre invece se li date alla Chiesa Cattolica, quello è il fine per cui vengono usati per distruggere le popolazioni africane, vengono usati per distruggere le popolazioni americane latine, vengono usati per mettere in ginocchio bambini, vengono usati per pagare e i processi per i stupri dei preti, vengono usati per tanti fini. Che dopo quei fini siano per il sostentamento del clero, per sostentamento del clero è un fine molto generico, significa anche pagargli le cause ai preti, significa pagare lo stipendio a chi fa del bene. Per fare del bene è necessario costruire le persone che stiano male, perché persone che stanno male avranno il bene. Infatti qui è che disprezzo io, disprezzo quelle persone che danno una mano di colore sopra il marcio, cioè anziché togliere il marcio preferiscono nasconderlo o usarlo per fini diversi. Sì, allora appunto voglio ricordare che visto che entro fino al 3 luglio c'è tempo di non sottoscrivere l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica o per le altre sette di origine cristiana, cioè nel senso che esistono anche gli ebrei, esistono, sono sempre monoteisti, esistono anche i protestanti, sono sempre cristiani. Penso l'unica firma che si può dare è in positivo è il discorso dell'8 per 1000 allo Stato, anche perché ci sarà poi il problema che subentreranno gli islamici, subentreranno altre forme religiose e i problemi diventeranno sempre più gravi. Perciò cerchiamo di fermare il monoteismo e la follia cristiana prima che diventi pericolosa, proprio perché porteranno sempre delle conseguenze dannose dal punto di vista sociale, culturale ed esistenziale. Perché anche se noi riusciamo a bloccare la Chiesa Cattolica e il cristianesimo dal punto di vista politico, il danno che producono dal punto di vista esistenziale è un danno incolmabile, perché migliaia di persone, milioni di persone verranno deformate dal modo di presentarsi del cristiano. E c'è una sentenza della Corte di Cassazione, fatta qualche giorno fa, la sentenza 76-72 o 72-76, adesso non vorrei inveicolare i numeri, che dice che le sentenze di divorzio fatte dalla rota cattolica non sono automaticamente trasferibili per lo Stato, ma devono invece passare per i tribunali civili. Cosa significa questo? Significa un ulteriore riconoscimento che i tribunali cattolici non hanno nessun valore civile. Pronto? Scusi,
Mena. Ciao bella. Ho sentito che anche Titti ha detto che anche la Chiesa. Però mi, secondo me sono l'anima di Venezia. Sì. E anzi mi scuso prima che non l'ho detto. L'hai detto. E volevo chiedere perché la Chiesa, anche lei, non si mette in parte di politica? Perché c'è da aggiungere in tante cose che non vanno tanto bene. Perché la Chiesa penso che sia più utile della politica di quello che fanno i governanti. Io sai che lo penso esattamente al contrario. Mi sei sbrizzata. Va bene. Scusami, Pioi. Figurati. Mi sei sbrizzata. Perché no, non dovevo dir questo. No, vabbè, ma. E anche chiedo a tutti i radioascoltatori. No, ma ti puoi dire che. Mi sei sbrizzata. Però la Chiesa si potrebbe, siccome c'è tanta gente che va in chiesa e qua e là, però anche i preti dovrebbero essere anche in parte politica, perché giornata d'oggi. Anna Maria, mi non andrò mai a dire che un prete cosa deve o non deve fare. Ma sei contrario tu. Mi veramente vorrei l'abolizione del cattolicesimo. Però anche per far capire anche quando la gente va in chiesa, no? Il prete quando dice il Vangelo è sempre politicante, non è un prete, quando lui dice il Vangelo però cerca di dare anche le situazioni quando è anche di fuori. Va bene Anna Maria, ho capito. Chi ti piace il prete? Non vado mai in non vado mai in chiesa, ma quando che vedo che un prete abbia da parlare certe cose fuori dal tempo, mi divento rabbiosa, vabbè. Perché non è giusto. Lui deve chiarire della parte della Chiesa una cosa adeguata a verso i suoi fedeli e deve dire quello che è nella Chiesa e non fuori. Va bene. Non so se sbaglio secondo voi. È il tuo pensiero, Anna Maria. Dimmi. Va bene. Grazie. Non so se ho sbagliato. No, tu. Se ho sbagliato, ridimi. Nessuna persona sbaglia a pensare da sé. No, ma è giusto perché mi metta rabbia quando mi fuori del saldo e anche fuori dell'orrore. Oh, è arrivato Mario, Anna Maria. Devo metterti giù.